Il TAR Abruzzo ha rigettato il ricorso presentato dalla società che ha la gestione del parcheggio sotterraneo e che tuttora occupa anche l'area in superficie, fatto contro il comune di Teramo per l'annullamento della delibera con cui l'ente aveva riavviato la procedura di progressiva riacquisizione del piano a raso di Piazza Dante. Una sentenza che dà ragione all'amministrazione comunale, evidenziando come nessuna delle censure della società appaia fondata. Abbiamo accolto ovviamente con grande soddisfazione la pronuncia del TAR che ha rigettato il ricorso presentato dal concessionario dei parcheggi di Piazza Dante contro una decisione del comune che quindi è stata riconosciuta assolutamente valida, efficace e soprattutto buona sotto il profilo dell'indirizzo politico-amministrativo. Con la nostra amministrazione è cambiata completamente la prospettiva del governo del parcheggio di Piazza Dante, uno dei parcheggi più importanti della nostra città. Abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo chiesto ai nostri uffici e agli esperti di verificare lo stato della gestione del parcheggio, che voglio ricordarlo, per quanto riguarda il piano a raso, è diciamo così, in fase di proroga sine die, addirittura dal 2011 e poi dal 2013, per scelte amministrative del passato, della precedente amministrazione, che di fatto con la sua inerzia ha completamente fatto perdere il controllo della gestione del parcheggio. Respinte dunque le contestazioni mosse dalla ditta in merito ai calcoli finanziari per la rimozione delle strisce blu dalla piazza. Abbiamo ripreso di fatto il governo del parcheggio di Piazza Dante, l'ok anche del TAR, che ovviamente si è pronunciato sul ricorso. Riavvieremo immediatamente quindi le interlocuzioni con il soggetto gestore per arrivare ad una riqualificazione della piazza che non faccia perdere, diciamo così, in parte la sua natura insomma, come area di sosta e di parcheggio, ma con una valorizzazione e riqualificazione che comunque sia degna di uno spazio fondamentale della nostra città.